Buongiorno a tutti. Oggi voglio preparare con voi un piatto fresco per me tipicamente estivo. Quante volte ci troviamo ai fornelli e pensiamo che fa troppo caldo per cucinare pasta al sugo, legumi, che oddio fanno sempre bene, però a un certo punto diventano impossibili da preparare perché il caldo è veramente troppo. E allora io preferisco sempre preparare qualche cosa di più fresco, sia anche pasta fredda da poter fare la sera prima oppure di primo mattino quando l'aria è un po' più fresca. E in questo caso qua invece voglio proporvi un piatto sì freddo ma fatto col couscous, e non il couscous solito bensì il couscous di riso venere, questo qui, che ho scoperto praticamente l'estate scorsa. Vedete, sono proprio chicchi di couscous, soltanto che sono di riso venere. Ho già preparato tutti gli ingredienti qui per voi. Preparerò il condimento per questo piatto con delle zucchine, la menta, olio e aglio e gamberetti, che in questa cosa qua sono già smussati e sbollentati e fatti raffreddare. Vediamo insieme come procedere. Per prima cosa prendiamo le nostre zucchine, queste qua più grandi, volendo, e le andiamo a pulire. Io le ho già lavate bene. E adesso le vado a tagliare. Potete preferire la forma che volete, a rondelle o a pezzettini. L'importante è trovare una dimensione né troppo piccola né troppo grande. Questo per qua, magari lo vedete meglio. Vedete? Lo spessore super deve essere questo. Benissimo, una volta tagliate tutte le zucchine, accendiamo sotto la padella con l'olio e facciamo riscaldare per poi friggerle. Intanto aspettiamo che l'olio raggiunga la temperatura, voglio ricordarvi gli ingredienti. Questo che sto preparando oggi, il couscous venere con gamberetti e zucchine, è una sola porzione, quindi ho preso 30 g di couscous venere. Guardate, voglio dirvi una cosa, ho utilizzato questo vasetto qui perché, come sapete, il couscous va cotto con la stessa quantità di acqua bollente, per cui ho scelto questo vasetto a questa forma qui, in modo che io dopo metterò questa stessa quantità di acqua bollente per cuocerlo. Olio evo, circa 2 cucchiai, cucchiaio e mezzo anzi, perché non devo poi usare tutto. Gamberetti, questi piccolini, sono già sbollentati e raffreddati, ovviamente sgusciati. Aglio in polvere, sale, la menta e ovviamente qui le zucchine. Penso che l'olio sia ormai caldo, quindi proviamo. Si sfrigola. Vado ad aggiungere le zucchine per cuocerle. Intanto che si friggono le prime zucchine, vado a preparare il couscous, a cuocerlo. Quindi questo qui, che già sono pronto in questo bicchiere, in questo sì, bicchierino di vetro, lo verso nel piatto. Stessa quantità d'acqua, ok? La vado a mettere in questo pentolino qui. Accendo
cuocendo fino a quando diventa bollente. Quando diventa bollente l'acqua. E ci aggiungo un pizzico di sale, proprio giusto un po'. Facciamo sempre bene attenzione a non far bruciare le zucchine. Altrimenti possono poi risultare in bocca amare. Nel frattempo possiamo insaporire i gamberetti. Allora, voglio farvi vedere questa cosa. Ho scelto lo stesso bicchierino per l'olio. Mettiamo l'olio qui dentro. Poi prendiamo qualche foglio di alimenta che ho già precedentemente lavato. La vado a spezzettare. E la metto nel mondo. Così. E lascio la menta giusto un paio di minuti prima di procedere. Spengo l'acqua che intanto inizia a bollire, vedete? Le bollicine, ok, la verso sul mio couscous. Che adesso vado a coprire con un altro piatto, così. Intanto che il couscous assorbe l'acqua, riprendo l'olio con la menta, con le foglioline di menta. Ci aggiungo un po' d'aglio in polvere. E un po' di sale. E adesso voglio coprire questa cosa. Piatto nel frattempo. Utilizzerò questo aggeggio qui, che in realtà è un montalatte, guardate, che però io ho deciso di utilizzare per l'olio. Vado, accendo e inizio a emulsionare l'olio. Guardate, se siete bravi lo fate a mano con una forchetta. Io che sono pigra, in questo caso lo faccio con questo simpaticissimo attrezzo, che tra l'altro costa poco, è a batterie e mi dà tanta soddisfazione. Vedete l'olio intanto che diventa. Ripeto, l'ho messo in questo barattolino per farlo, perché siccome è poco l'olio, taglio, taglio poco più, e per averlo un po' più alto riuscire ad emulsionarlo meglio. Potete anche provare a farlo in un barattolino con il coperchio agitandolo, però se riuscite a prendere questo attrezzo, questo montalatte, la fine serve per fare la schiena del cappuccino, lo vendono veramente tutti i negozi per la casa, che hanno attrezzi da cucina, e andrete molto meglio, perché veramente, guardate qui, vedete? Ok. Aggiungo l'olio ai gamberetti. Thank you.
In questo modo eviterete anche di passare i gamberetti in padella per farli insaporire. Verrà veramente tutto a freddo, tranne ovviamente le zucchine che sono cotte in padella. Questo è davvero l'unica cosa più, diciamo, cucinata in modo più particolare, meno dietetico, diciamo così, anche se vi farò vedere che andremo a togliere tutto l'olio perché andremo con la forchetta, ovviamente. Ecco qui. Lasciamo insaporire bene i gamberetti. Andiamo a prendere il nostro couscous. Vedete? Praticamente asciutto, perché l'acqua, grazie al vapore che si è creato con il coperchio di sopra, ha asciugato tutto. Andiamo a sgranarlo con la forchetta. Questi, ripeto, sono 30 grammi di couscous, non di più. E cioè, guardate, un piatto abbondante. Quindi io veramente lo consiglio, se per caso siete a dieta, volete mangiare meno pasta, cose fresche, sentirvi poco in colpa, ma anche belli pieni, il couscous è l'ideale. E poi, tra l'altro, questo qua di riso venere è particolare perché non è il solito couscous. Ok, prendiamo un altro po' d'olio di quello che c'era avanzato per i gamberetti. Andiamo a mettere così. Eccoci qua. Ok, le zucchine sono cotte. Con l'aiuto della forchetta le vado a togliere dalla padella, cercando di prendere meno olio possibile. Un pizzico di sale, poi andremo a mettere il nostro couscous. Aggiungiamo anche i gamberetti. Devo girare tutto qui, è un po' più grande. Guardate che porzione gigante, ma vi assicuro che sono solo 30 grammi di couscous.
fare. Due foglie di menta. Eccoci qui. Abbiamo terminato, adesso vado a mettere il couscous in frigo per un paio d'ore e ora di pranzo avrò un piatto fresco, leggero e che sicuramente mi farà consolare. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un like, commentate e vi aspetto per la prossima. Ciao!